Lavori di pubblica utilità, un progetto del Comune di Venezia con finanziamenti regionali che prevede l'inserimento per 6 mesi di persone in carico ai servizi sociali, inserimento nei servizi comunali con dei tutor e quindi con un percorso di formazione e poi di attività lavorativa vera e propria. Abitualmente la cooperazione sociale è impegnata nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In questo caso il progetto LPU Venezia LPU 2018 mirava all'accompagnamento al lavoro di utenti dei servizi sociali del Comune di Venezia. In questo senso hanno un progetto coinvolto 33 persone appunto beneficiarie impegnate con un impiego di 6 mesi per un orario di 20 ore settimanali. La cooperativa sociale COGES all'interno del progetto LPU Lavori di Pubblica Utilità si è occupata di quelle che vengono definite le attività di politiche attive. Alcuni sono impegnati nella manutenzione del verde, alcuni sono impegnati nella manutenzione della pulizia delle strade, alcuni sono impegnati nelle biblioteche per il riordino degli inventari e degli scaffali, alcuni sono stati impegnati nei musei o in altre attività. Quindi persone che hanno avuto 6 mesi di tempo per apprendere un mestiere, sia esso più manuale o sia esso più di natura di supporto anche ai lavori intellettuali, e poi per sperimentarsi sul campo. Per 6 mesi una persona si forma, impara un lavoro e percepisce uno stipendio e quindi si stacca dall'assistenza dura e pura del solo contributo economico che il Comune di Venezia può dare per un periodo. Persone che grazie a questo progetto vengono conosciute dalla realtà produttiva del territorio piuttosto che sperimentate e in caso di necessità anche hanno la possibilità di trovare un'occupazione più stabile di quella che è il periodo determinato del progetto. Nello specifico, l'attività di ricerca attiva che viene erogata al termine del contratto di lavoro è volta a sostenere il lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, in modo che il progetto LPU si concluda, ma in un certo senso continui con un nuovo inizio all'interno del mondo del lavoro per le singole persone coinvolte. È una fascia importante di servizi, quella dell'occupabilità sociale, che va a coprire una zona grigia, quella che si colloca tra l'aver solo bisogno di aiuto economico dall'alto al basso e quella invece dell'essere solo nei confronti del mercato del lavoro, quindi cercarti un lavoro in maniera autonoma. Fanno questo tipo di percorso di inserimento grazie al Comune di Venezia e ai finanziamenti regionali e imparano un lavoro e sono pronte dopo questi 6 mesi, più delle volte, ad affrontare anche un percorso individuale e autonomo di ricerca del lavoro. Ho partecipato a questo bando, per questo progetto, principalmente perché ho bisogno di lavorare, poi per la speranza di un inserimento nel mondo lavorativo. Questo del verde pubblico è il mio campo. Dovevo ricominciare a vivere, dovevo ricominciare a ricostruire un attimo la mia vita sotto l'aspetto personale, sotto l'aspetto lavorativo. Vedere se ero ancora in grado di fare qualcosa di buono, sicuramente. E dopo tanti anni mi vedo che mi sto inserendo, ritornando nel mondo del lavoro, che era quasi 3-4 anni che ero disoccupato. Questo per me mi giova. Ho scelto questo bando principalmente per il lavoro e mi sento molto utile per la comunità di Marcon, per gli anziani. Abbiamo fatto un lavoro che comunque secondo me andava fatto perché comunque era un po' trascurato a livello di rifiniture del parco, rifiniture di quello che possono essere gli aiuoli di fiori, di roseti. Per me è stata un'esperienza grande avere un gruppo, di parlarci, di svolgere un lavoro, se c'è un peso di aiutarci tutti assieme. Mi piace lavorare qui, buono, carica scarica buono. È stata una bella esperienza, poi a me piace lavorare sul verde, l'aria aperta, non lavorare chiuso. Mi mancherà il gruppo, perché ho fatto dell'amicizia con la gente, mi mancherà anche la stessa cosa a me, manca però i colleghi. Sarà un passo avanti per altre opportunità.
mi è piaciuta tanto questa esperienza. Ho fatto questo progetto perché avevo bisogno di soldi. Ho scelto di partecipare a questo bando per il semplice motivo che avevo voglia di mettermi in gioco dopo magari un periodo che ero fermo sul lavoro. Anche era un'occasione per me per integrarmi di più. Ho conosciuto tante persone. Mi piace l'aspetto del rendermi utile appunto per la collettività. Per me sento che mi fermano per la strada, che sono molto contenti. Per me è tanto, perché ero disoccupato con vari problemi, patologie e ringrazio per quello che mi è stato dato.